È arrivato l'autunno con le piogge e i primi freddi? Mitch & Lui ti aspetta con la nuova collezione autunno-inverno. E da quest'anno anche le calzature. Mitch & Lui, centro storico ad Empoli. Serie B Eurobet. Amici di Pianeta Empoli, Tibune, caloroso ben trovati da Gabriele Guastel, ben trovati dunque allo stadio Ezio Scida di Crotone, 17esima giornata del campionato di Serie B. L'Empoli gioca in uno stadio dove non ha mai vinto in campionato. Empoli che scende in campo con Bassi fra i pali, Isai a destra, Tonelli, Rugani e Mario Rui a sinistra, Signorelli, Valdifiori e Croce con Verdi alle spalle di Maccarone e di Tavano. Ricordiamo, nell'Empoli è squalificato Laurini, Moro sarà assente fino a febbraio. Nel Crotone c'è l'ex De Giorgio che però è in panchina. Arbitra l'incontro il signor Merchiori di Ferrara, che vediamo qui dare il fischio d'avvio alla gara. Azzurri che effettuano subito un lancio in profondità, ma preoccupato il tecnico del Crotone. Angolo per gli azzurri, Valdifiori, Tonelli ci prova di testa, pallone che termina alto sopra la traversa. Vediamo qui Tonelli, leggermente claudicante. Attacca adesso però il Crotone. Attenzione a questa conclusione tentata da Bernardeschi. Palla alta sopra la traversa. C'è un retropassaggio ora per il portiere Gomis. Vediamo Gomis, controlla il pallone. Poi attenzione, cosa fa Gomis? Maccarone! L'Empoli in vantaggio! Ma cosa combina Gomis? Il portiere del Crotone, che regala il pallone di fatto a Maccarone a porta completamente spalancata. Incredibile, incredibile. Empoli comunque in vantaggio ed è il sigillo di Maccarone. Rabbiosa reazione ora del Crotone, che ora naturalmente non ci sta. Del Prete intanto da destra, Parabassi, portiere azzurro, c'è un angolo per il Crotone. Attenzione da Bruzzese di testa e via il pallone sopra la traversa, disturbato da un azzurro. Prova adesso l'Empoli, Simone Verdi, avanza Verdi, pallone sul sinistro, conclusione centrale, Paragomis senza problemi. Attenzione adesso al Crotone, palla in aria, attenzione a questa conclusione tentata la formazione calabrese. C'è un tocco di mano, dice il direttore di gara, ma le immagini non chiariscono, i dubbi restano. Kritesic dal dischetto, Bassi è sulla traiettoria ma non raggiunge il pallone, che si infila alle spalle e dunque finisce in rete. Pareggio del Crotone al 42esimo minuto di gioco, fatale dunque dagli 11 metri, Kritesic. Con le immagini passiamo al secondo tempo. Andiamo qui inquadrati i due tecnici. Crotone che attacca, Del Prete avanza, giocatore pitagorico, prova poi un tiro cross, para senza problemi Bassi. Osserva attento Sarri, Crotone però attacca, adesso c'è Bernardeschi in area di rigore. Attenzione Bernardeschi, palla sul sinistro, si gira, para Bassi senza problemi. Sempre 1-1, poi c'è l'angolo per gli azzurri, Valdifiori, palla in aria, allontana la difesa del Crotone. Arriva Mario Rui, il lusitano, con un sinistro al volo, palla sopra la traversa. Ce l'ha questi numeri, il portoghese Mario Rui. Adesso Mecciolize, avanza Mecciolize, la palla verso Pucciarelli, però c'è un errore del Crotone, attenzione Pucciarelli, che parata di Gomis, poi Tavano ma è in fuorigioco. Mamma mia che intervento di Gomis. Attenzione ancora l'Empoli che attacca, rimpallo favorevole, Mecciolize, incredibile Gomis, incredibile, sulla sassata delle mani Schlize, Gomis. Attenzione all'Empoli che adesso attacca, pallone in mezzo, Tavano con la punta del piede destro, ma c'è Gomis che para ancora lui, protagonista il portiere del Crotone. Finisce qui, il direttore di gara dice che può bastare così. 1-1 all'Ezio Scida di Crotone, non perdiamo a Crotone, non vinciamo neanche, ma siamo primi, ancora solitari perché il Palermo pareggia 1-1 al Lanciano. Ritornerà per noi l'azzurro e la magia, il lampo di un'idea, la voglia di non dire basta, sognando ancora un po', il buio scioglierò, che tu ci creda o no.
arrivato l'autunno con le piogge e i primi freddi? Mitch & Lui ti aspetta con la nuova collezione autunno-inverno e da quest'anno anche le calzature. Mitch & Lui, centro storico ad Empoli. Serie B Eurobet. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Serie B Eurobet. Appassionati.